Buonasera e ben ritrovati. Sequestri e confische dei beni della mafia. La provincia agrigentina, terreno fertile per le conversioni. A Favara un immobile sarà carcere per detenute madri. In proposito, oggi pomeriggio ad Agrigento in prefettura è stato firmato un apposito contratto di comodato. L'iniziativa è frutto dell'impegno personale e diretto anche del ministro della Giustizia Angelino Alfano. Il servizio è di Angelo Ruoppolo. Terre da coltivare, il seme della legalità e cooperative giovanili al lavoro, poi ville e appartamenti che si trasformano in strutture pubbliche come scuole, centri sociali, agriturismo e altro ancora. La provincia di Agrigento, terreno fertile per la legge Rognoni-La Torre, costata la vita al segretario regionale del Partito Comunista. Lo smaltimento dei beni confiscati a Cosa Nostra Agrigentina procede al ritmo di una marcia militare. L'aggressione ai tesori illeciti e la loro metamorfosi a fini sociali è impetuosa, travolgente. L'Agenzia del Demanio è impegnata su ogni fronte. A Canicattì spetta il record delle confische: 26 immobili e centinaia di ettari di terreno, come le terre della famiglia del boss Diego Guarneri in Contrada Graziano di Giovanna, vendemmia, uva e vino. Dopo Canicattì, ecco Naro, dove è stato scoperto uno dei covi ancora caldi del superlatitante Giuseppe Falsone. Nella città del Barocco sono 16 i beni espropriati e uno è adesso un centro sociale in Contrada Robbadao. Poi Cattolica Eraclea, 15 confische, tra cui la villa del defunto Gaetano Amodeo, tra i complici dell'omicidio del maresciallo Guazzelli. Ecco perché la stessa villa è stata assegnata all'Arma dei Carabinieri ed è pronto un progetto per adibirla a foresteria. A Siculiana, una proprietà del boss Alfonso Caruana e centro servizi di informazione, accoglienza, educazione ambientale, alla legalità e per la fruizione del mare. A Castel Termini il comune ha assegnato alla cooperativa Pio La Torre Libera Terra un appezzamento di 15 ettari, confiscato al presunto boss di Grotte Vincenzo Licata, in contrada Fontana Fredda, dove già si coltivano i vigneti. A Ribera alcune terre nelle contrade Montesara e Maenza, confiscate al boss di Cattolica Domenico Terrasi, sono adesso nelle mani di Libera, l'associazione antimafia di Don Luigi Ciotti. Poi ecco Favara, dove uno dei beni confiscati al presunto capo della Stigia, Francesco Barba, è adesso verde pubblico, il giardino della memoria, in via Enrico Berlinguer. Un altro immobile della famiglia Barba, in via Alfredino Rampi, sarà istituto di custodia attenuata per detenute madri con figli minori sotto i 3 anni. La struttura sarà in grado di ospitare 8 madri, garantendo così l'educazione dei figli. L'immobile è stato ristrutturato grazie ai finanziamenti del PON Sicurezza. Nel pomeriggio di oggi ad Agrigento in prefettura la firma di un contratto di comodato, attraverso cui il comune di Favara, tramite il direttore del Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, Caterina Moricca, affida la gestione dell'immobile al DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Ma io credo che sia un segnale positivo per molti motivi. Innanzitutto sottolinea un'azione volta a recuperare a un utilizzo collettivo, a un'utilità sociale questi beni sottratti alla mafia attraverso un'organizzazione che è spontanea da parte delle comunità locali, che rinunciando ad egoismi di parte, a campanilismi inutili, si sono messe insieme per costituire questo consorzio che progetta e porta, insomma, a compimento con efficacia l'attività di recupero. Le giovani mamme detenute che hanno bambini piccoli fino a 3 anni, per dare l'opportunità ai propri figli, lo Stato offre questa opportunità e noi siamo ben lieti di aderire all'iniziativa, di non vivere le loro prime esperienze all'interno del carcere, di farli uscire fuori, di stare a contatto con le mamme, di vivere i loro primi anni di vita in una struttura che ha il tutto di una civile abitazione. Noi siamo ben felici come comunità favarese di essere protagonisti, coprotagonisti assieme agli altri di questa importante iniziativa. È un progetto pilota, è il secondo in Italia. È una valenza importante perché consente di avere una struttura dedicata a delle persone, donne che devono anche pensare ad accudire dei bambini fino a 3 anni di età e devono poter farlo con una certa tranquillità e garantendo anche un'armonica crescita ai bambini.
La valenza sta in questo e anche nella possibilità di offrire a queste giovani madri tutta una serie di implementazione degli elementi del trattamento che vanno dal lavoro, dallo studio eventualmente, da altre attività che consentono un lavoro di socializzazione in tempi anche ragionevoli. Il Consorzio per la Legalità ha appena chiuso il progetto pilota Libera Terra Agrigento. Con il nuovo PON Sicurezza 2007-2013 ha già in cantiere diversi progetti, molti dei quali sono già stati inoltrati al Ministero degli Interni. Ve ne cito uno che è il completamento dell'opera che è stata già realizzata e collaudata presso il Comune di Naro, dove si ha così nell'idea progettuale di far nascere un polo di formazione per tutte le forze dell'ordine.